Wei Cao è il nome cinese della salvia. Questa pianta, che è un'aromatica che appartiene alla famiglia delle labiate, come il rosmarino, come il basilico, come l'origano, è originaria del bacino del Mediterraneo e deriva il suo nome dal latino salvus, cioè sano. E dunque questo dà un'idea di come da sempre sia stata legata a proprietà salutari. Era conosciuta dagli antichi greci, era conosciuta dai romani, ovviamente si mantenne il suo uso, la sua diffusione durante il Medioevo. Si narrava che quando Maria con Giuseppe e Gesù Bambino dovettero fuggire in Egitto durante la persecuzione di Erode, Gesù, ancora bambino, chiese aiuto ai fiori che lo circondavano, ma solo la salvia fu disponibile a fare da giaciglio e da rifugio al piccolo. E così la madre predisse che questa pianta da allora in poi sarebbe stata preferita da tutti gli uomini perché li avrebbe salvati in momento di pericolo, in momento di morte. Era apprezzata anche in Cina e si riteneva capace di garantire la longevità, tant'è vero che il suo costo era maggiore di quello del tè. Di questa pianta si conoscono tantissime varietà. In Italia si utilizza la salvia officinalis, che si trova anche a crescita spontanea. Nella medicina tradizionale cinese la salvia è considerata di natura appena tiepida, di sapore contemporaneamente amaro e piccante, e si rivolge a quattro organi: polmone, cuore, rene e fegato. La salvia ha la capacità di fortificare il Qi e contemporaneamente di disseminarlo, di mobilizzarlo. In questa maniera mobilizza anche l'umidità, le mucosità e drena i liquidi. La salvia è di natura tiepida e dunque la sua natura fa sì che possa esercitare un effetto positivo sia sull'umidità che sul freddo, che determina la comparsa di mucosità che tendono a ostruire il polmone, ma può essere utilizzata anche in alcuni casi in cui l'umidità si combina con il calore a causa del suo sapore amaro e del suo effetto drenante particolarmente forte. La funzione tonica e mobilizzante sul Qi si combina con un'azione di tonificazione del sangue e del fegato e in questa maniera ristabilisce equilibri a livello degli organi genitali femminili e favorisce le mestruazioni. Il suo effetto sull'utero, dal punto di vista medico cinese, è consolidato attraverso l'azione sul rene e la possibilità dunque che possa favorire le mestruazioni, la fertilità e il parto. La salvia inoltre favorisce un'azione inibente sulla secrezione lattea. La salvia dunque trova indicazioni in tantissime situazioni. In primo luogo disturbi respiratori con tosse ed espettorato chiaro, e poi perdite bianche, la cosiddetta leucorrea chiara e biancastra. Oppure nelle situazioni in cui c'è un flusso mestruale ridotto, ritardato e nei dolori mestruali. Può essere indicata negli stati di debilitazione generale, può essere indicata nell'interruzione della lattazione nel periodo dello svezzamento, ma anche in forme di nervosismo con disturbi dell'umore. Per uso locale si può utilizzare nelle ulcere a lenta cicatrizzazione, nelle ferite e nelle punture di insetti. Per quanto riguarda la biomedicina, la salvia è ricca di flavonoidi, di saponine, di acidi organici e le sue proprietà aromatiche sono collegate con una sostanza che si chiama tuglione. E contemporaneamente la salvia, dal punto di vista della tradizione occidentale, esercita effetti antisettici, cicatrizzanti, antisudoriferi, antispastici, antibatterici, digestivi, carminativi,
anche azione ipoglicemizzante. Il suo apporto energetico è pari a 20 calorie ogni 100 calorie. Video di medicina. Dall'Italia alla Cina. A cura del dottor Lucio Sotte, visita il sito internet www.luciosotte.it per informazioni su agopuntura, medicina cinese e medicina integrata.